think it's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buonasera, bentornati a Dantam Libri, una rubrica che si tiene in questa bellissima sede, il caffè letterario del Comune Ostiense di Roma. Un grande caffè con una biblioteca, una libreria, studi televisivi, fra cui il nostro, e tanti eventi culturali, fra cui la presentazione dei nostri libri. Anche stasera abbiamo un ospite importante, Grazia Attili, anzi la professoressa Grazia Attili, che è una importante psicologa, che insegna all'Università di Roma La Sapienza, e ha scritto un libro, edito da Cortina Editore, che si chiama Attaccamento e costruzione evoluzionista della mente. Poi il sottotitolo mi devo avvicinare perché è scritto piccolissimo. Aspetta. Abbiamo anche gli occhiali perché il mondo è complicato. Mamma mia, potevano scriverlo più grosso. Normalità, patologia e terapia, che quindi è già un sottotitolo che spiega moltissime cose. Dell'attaccamento, grazie a te, ha fatto una ragione di scienza. Io mi occupo di questa tematica da moltissimi anni e in questo libro io cerco di spiegare perché siamo come siamo, partendo da molto lontano. Infatti il titolo è Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente, cioè quindi si parte da quello che dai primordi della specie, quindi cerca di spiegare come si sono evolute le nostre capacità cognitive, la nostra intelligenza, perché si è evoluta, che cosa è servita e mostra come si struttura la nostra personalità poi nell'arco di vita, quindi a partire dalla nascita, ecco, e quindi... Chiedo scusa, ma questo l'attaccamento è proprio quello che, diciamo, comunemente si definisce attaccamento, cioè essere attaccati, voler bene a un'altra persona, essere attaccati, essere... Vicini, stretti. Sì, questo libro parla di una teoria che è stata formulata da uno psichiatra inglese che si chiama John Bowlby, il quale in contrasto con Freud e con la psicanalisi, pur essendo partito dalla psicanalisi, mostra come una personalità bene adattata, uno sviluppo ottimale, sia a condizione che nei primi anni di vita si possa usufruire di una figura che per lo più è la madre, assicuri protezione, conforto, che dia delle coccole, insomma, e che quindi questa teoria individua in questo bisogno, nel bisogno di essere confortato e coccolato, l'origine del modo in cui poi noi ci comportiamo nei riguardi degli altri, nelle nostre relazioni, secondo delle caratteristiche proprie. E quindi, insomma, dipende un po' dalle coccole che abbiamo avuto da bambini? Sì, dipende dalle coccole, cioè se una madre si pone come base sicura, cioè che riesce a far sentire un bambino molto confortato in caso di pericolo, molto appoggiato, in grado di coccolarlo, questo bambino diventerà poi un adulto che è in grado di instaurare delle relazioni affettive, ma anche delle relazioni sociali con gli altri, basate sulla capacità di prendere il punto di vista degli altri, la capacità di negoziare, la capacità di far sentire gli altri importanti e sentirsi importanti nelle relazioni con gli altri. Ecco, quando invece queste coccole mancano... Che deve fare uno? Perché non si può tornare indietro. Fa? Però se queste coccole mancano, il rischio che emergano dei disturbi mentali o dei disturbi della condotta è molto elevato. E allora in questo caso ci sono vari modi
per mettere riparo a queste prime carenze affettive. Quindi si può fare qualche cosa, eh? E certo, ci sono molti modi per cambiare. Sì, un modo per cambiare, per esempio, è trovare un partner nelle relazioni di coppia, individuare un partner che sia in grado di farci sentire importanti, per esempio. Quindi individuare il partner giusto, instaurare una relazione di coppia con una persona che è sicura, che quindi non ha suoi problemi personali, è un modo attraverso il quale si può cambiare. Oppure si può cambiare attraverso una psicoterapia. Quindi in questo libro viene mostrato che tipo di psicoterapia è funzionale ad un cambiamento e alla possibilità di ripristinare quelli che sono poi dei veri e propri deficit cognitivi. Ecco il contrasto con la psicanalisi, cioè i disturbi mentali, i disturbi della condotta. È una diversa forma di terapia rispetto sì, alla psicanalisi. È una terapia diversa, perché l'ipotesi è che i disturbi mentali e i disturbi della condotta sono l'esito di una incapacità cognitiva, di prendere il punto di vista degli altri, di dare particolari significati alla propria vita. Quindi vengono enfatizzati i modi attraverso i quali si elaborano le informazioni. Quindi una psicoterapia nell'ottica della teoria dell'attaccamento cerca di ripristinare questi deficit nell'elaborazione delle informazioni. Oh, e perché c'è una papera sulla copertina? Beh, la papera è perché siccome si parla di evoluzione, di come si è evoluta anche la nostra mente, la papera fa riferimento agli esperimenti di Lorenz. Ecco, raccontiamoli questi. Quindi sono gli esperimenti che mostrano come le piccole papere si attaccano appunto alla papera madre e in un periodo molto precoce del loro sviluppo e seguono questa madre perché subiscono l'imprinting, cioè la prima figura in movimento che le papere vedono viene percepita come madre e riconosciuta come madre. Quindi chiedo scusa, questo Lorenz è l'etologo? Sì. No, va bene, era anche una marca di orologio, Konrad Lorenz, il padre dell'etologia. E questa teoria di cui io parlavo si basa molto nella sua formulazione sulla comparazione con le altre specie animali. Noi siamo in effetti una specie animale, siamo dei primati, e quindi questo modo di intendere la struttura della nostra mente, la nostra struttura psicologica, si basa sul confronto con quello che si ritrova nelle oche studiate da Lorenz o nei macachi studiati da un altro etologo che si chiama Arlo, oppure si basa sulla comparazione con gli altri mammiferi con i quali condividiamo gran parte del nostro patrimonio genetico. Può essere utile anche a un genitore? Essenzialmente è utile ai genitori che, leggendo di queste ricerche, di questi esperimenti, un genitore può rivedere le sue modalità di accudimento, può essere utile alle persone che hanno relazioni di coppia più o meno felici e quindi possono capire come modificare il proprio comportamento al fine di modificare l'atteggiamento del proprio partner. Beh, quindi è un programma di che è degno di grande attenzione da parte di tutti noi. Per questo noi